Il 9 settembre del 44 è passato il fronte e noi avevamo fatto un rifugio che era in mezzo ai castagni. Quella notte una bomba è caduta proprio sopra il mio rifugio. Il mio babbo è morto, un cugino di 20 anni è morto, uno zio ferito e noi spaventati a morte, no? E siamo scappati da lì e sopra c'era un altro rifugio, una specie di un'altra famiglia. Siamo andati di sopra, ma nessuno ci voleva, però per amor cristiano ci hanno fatto entrare. Ma dove ci hanno messo? Sulla porta. Loro erano, il rifugio era fatto un po' a U. Loro si mettevano laggiù in fondo, che se cadeva un'altra bomba, cadeva su noi. Allora succede che noi quando siamo usciti, spaventati, netti, siamo andati lì perché erano i nostri vicini. E uno era un poco di buono a quella volta, ma aveva già moglie con 3-4 figli. E lui faceva il contrabbando per poter guadagnare qualcosa, aveva la famiglia. E allora lui è preso, è venuto via. È venuto con noi a vedere se erano morti o ancora vivi. E la moglie, no, non andare, hai moglie e figli. Non, ci gridava, non andare con loro. Ma lui invece non è stato a sentire la moglie. E quando siamo usciti da quel rifugio per andare nel nostro, c'erano anche gli apparecchi di sopra la testa che mitragliavano. Ci hanno mitragliato anche noi. Lui mi ha spinto e si è messo sopra me. E finché è passato il bombardamento siamo ritornati. Lui ha lasciato la moglie e i suoi figli per venire dietro a una vedova che sarebbe stata la mia mamma e 2 o 3 pulcini che eravamo noi. È venuto in nostro soccorso, l'unico che è venuto in nostro soccorso quella notte. Tutti i giorni tiravano le bombe e la notte passavano con gli asini, i somari, non so. E sopra se c'era una persona con la testa di in giù, le braccia di in giù come si vede nei film, si vede che era morto. Se invece era seduto però con la testa in alto, era ferito. Il giorno tiravano le bombe, però la notte passavano con questi asini e portavano via i morti e i feriti. E noi li conoscevamo da come erano messi sulla groppa del cavallo. Io dico, quella notte, non mi vergogno a dirlo, eravamo non ricchi, ma stavamo bene. Il mio babbo, per guadagnarsi i soldi, che era poveretto, che lui, come tu, era andato in America e poi è tornato, si è sposato. Avevamo uno spaccio così, il mio babbo faceva, aveva un pezzo di terra, aveva fatto 2 vigne di vino nero. Il vino era il nostro, lo vendevamo dopo a quartini, così, e noi stavamo bene. Da quella volta, da ricchi, siamo diventati poveri. Perché mio babbo è morto, dopo i tedeschi ci hanno portato via le mucche, la casa è caduta, la mamma poverina dal dispiacere è andata giù e poi è morta anche lei.
Quando vedo, penso solo alle mamme, dico povere mamme. Non mi viene da dire niente. Si vedono quelli che muoiono nell'acqua e io rimango senza parole.